un certo Gaetano Sant'Angelo. Chi? Gaetano Sant'Angelo, soprannominato Erghetanaccio. Mettite qua che mon nonno ti racconta la favola della maschera d'Erghetanaccio. Guarda. Io voglio bene a te e all'idea che c'hai sta capoccia, ma mi piacerebbe di più se rimanesse attaccata al collo. Nina, gli artisti come me hanno sempre idee rivoluzionarie e strillano gli ideali di libertà a squarciagola e a tutte l'ore sperando che il Paolo Lisette mi fa sua, capito? Se fai uno spettacolino a casa del vescovo, dove ci saranno arti prelati. Massa, ma quanto sono arti sti prelati? E mangiate qualche cosa di sostanza. Gli ideali catenà non fanno mappazza sullo stomaco. Sarete certo gradito a sua eminenza. Cosa mai mi ha partorito la vostra mente diabolica? Vorrei dire che la voce del popolo, sì, l'accompagneremo con un coro. Il coro di chi? De Tortorate, guardie! Ciapella e portero via! Nobili ricchi borghesi, vescovi e cardinali, comandavano Roma al tempo dei papi. Che l'ideale tuo hanno fatto presa sul popolo! Sì, una presa per coscienza! Ha morto l'esame, ma come te permetti? No, affamato sì, ma morto ancora no. Ma questo potremmo rimediare pure subito! Che ho fame! Avete sentito il perché? Perché c'ha fame! Ah, viva il popolo! Abbassa il tiranno! Viva la libertà! No, c'è mezzo tempo c'è io! Una settimana di digiuno! Aspetta che tutto si sistema, poi magari il Erghetanaccio ritorna a casa. Dopo morta ritorna a casa! E sì, ho detto poi, sono sincero, ma che l'ho cordellato non è vero. Non sopporto più sto dolore, senza di te in un campo, cuore mio, io mi butto a fiume! A forza di cercarti, Nina mia, io stavo diventa pazzo! La vita non è più la stessa ormai, da quando Nina non c'è stai. Dormo sì, ci sono venuto apposta per sognarti. Allora, mi vuoi bene per davvero?